senso di mettere la parola di no? Tutto a posto. Il tema è scuotervi, ma non siete già scossi, insomma, siete qui, quindi evidentemente poi ci sono molte altre belle cose da fare il sabato pomeriggio in questa splendida città, che è anche, diciamo così, delicata di temperatura oggi, sono maniche corte addirittura, non solo per la pellaccia da rosso che porta appresso. Se avete scelto di essere qui, evidentemente avete già la risposta, sapete già che serve capire. Io ho solo scritto di fare un manualetto, un piccolo manuale, 207 pagine in cui ho raccolto alcuni dati, alcuni elementi che vogliono essere di razionalità, perché io prediche non sono titolato a farne, sono l'ultimo dei peccatori, in chiesa mi siedo all'ultimo banco, non posso fare neanche la comunione, quindi il primo passo è ringraziare il vescovo, quel vescovo Michele che ha voluto onorarmi dando la disponibilità di questa sala, ringraziare i sacerdoti presenti, ringraziare tutti coloro, gli uomini in chiesa che oggi sono qui ad ascoltare l'ultimo dei peccatori, che però ha costruito una riflessione comune. Adesso con molte migliaia di persone, Simona è un simbolo, una donna impegnata, abbiamo un uomo impegnato nel contesto difficile della frontiera, del rapporto con i bambini, i giovani, abbiamo tanti giovani in platea che non saranno tutti arrivati convintissimi, qualcuno dirà adesso toccano due ore di predica, non è così, ora saranno un'oretta scarsa di riflessioni su alcune questioni che sono banalmente razionali. Noi proveremo a ragionare sul fatto se quello che sta accadendo, Don Luca, in questo periodo fa bene o male alla società. Padre Salomo si era preparato una citazione ed è esattamente quella che gli rubo. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, vero o no? Era preparato, mi toccava dire, non so perché l'hanno tagliato l'intervento, ottimo, lo faccio io per te. Lettera ai Romani, non conformatevi alla mentalità di questo secolo. È forse l'invito più pressante che faccio ai ragazzi, alcuni giovanissimi che vedo in platea. Vi prego, non diventate dei conformisti. Ci sono tutte le condizioni oggi, purtroppo, affinché il pensiero unico, il martellamento unico, i mass media in maniera estremamente penetrante vi trasformino in dei conformisti, in dei pappagalli che ripetono opinioni non vostre. Ma conculcate. Fate una cortesia personale a un ciccione che arriva da Roma. Provate a guardare prima i fatti, guardare i dati e poi avete le opinioni. Parlo senza microfono perché funzionano meglio, però non so, questa cosa che fischia. Il tema vero è ragionevole ciò che stanno facendo alla nostra società? Comporta dei rischi, questi rischi a che esito possono condurre? L'esito è mortale, questa è la mia riflessione. Questo libro nasce un giorno di 2 anni fa, in cui, un giorno particolare ragazzi, davvero speciale per la nostra storia, era il 13 di novembre del 2015. Il 13 novembre 2015 noi stavamo guardando come il 13 novembre 2017, guardate che strane coincidenze, che non sono mai coincidenze, la partita di calcio della nazionale. Andata male il 13 del 2017, 2015 andò un po' meglio, ma comunque
Il dato e il fatto è che il 13 novembre 2015 a un certo punto su un altro campo di calcio dove sta giocando un'altra nazionale scoppia una bomba. È lo Stade France di Parigi. Quando scoppia quella bomba e un kamikaze che si fa esplodere, c'è il segnale di avvio di una notte di tragedia. Una notte di tragedia in una serie di commandos guidati dall'ISIS attraverseranno Parigi puntando alle brasserie, ai ristoranti, ai luoghi dove si ritrovano le persone per trascorrere il clima lieto quella serata e puntano i mitra e si fanno scoppiare dentro queste realtà, questi locali. Per poi convergere tutti insieme in una sala da concerti dove c'è il concerto di un gruppo che si chiama Eagles of Death Metal. Quella sala da concerti si chiama il Bataclan e davanti al Bataclan entrano massicciamente e cominciano a sparare sulla folla, una vera e propria pioggia di metallo, pioggia di morte di metallo. È una pioggia di piombo che lascerà 130 morti e oltre 328 feriti. Nessun attacco nella storia post-bellica in Europa ha fatto quel numero dei morti. E nella stessa storia dell'occupazione nazista di Parigi non sono registrati gli attacchi ai civili che lasciano quell'entità di ferita. Noi passiamo la notte a beccare i televisori, qualcuno se lo ricorderà, per vedere cosa sta succedendo, vediamo le persone che si calano dalle finestre a 5 metri d'altezza da quella sala di concerti e abbiamo solo alle prime luci dell'alba il bilancio totale di quello che è accaduto. 4 ore dopo arriva davanti al Bataclan, 4 ore dopo il sorgere del sole, alle 9 del mattino, un pianoforte nero a coda. C'è una persona che lo suona, si raduna una folla attorno a quel pianoforte, suona una canzone il cui primo verso è: immagina che non ci sia il paradiso. Imagine there's no heaven. Cioè nel momento stesso in cui noi dovremmo sperare solamente che i nostri morti siano in paradiso, noi abbiamo il riflesso totalmente irrazionale di natura emotiva di andare a suonare una canzone che si augura che il paradiso non esista. I ragazzi di 20 anni, 21 anni, 22 anni che hanno sparato al Bataclan, che si sono fatti esplodere, si sono fatti uccidere, hanno ucciso e si sono fatti uccidere per andare nel loro paradiso. Nella follia che il male ha ispirato dentro quelle teste, quello era un atto per andare in paradiso. E io ho chiesto a me stesso: che possibilità abbiamo di sopravvivere in un conflitto in cui noi, i nostri morti, li salutiamo sperando che non ci sia il paradiso, cioè cancellando Dio dalla nostra prospettiva, quando la guerra la facciamo con chi invece è talmente imbevuto di un integralismo fanatico e folle da essere pronto a morire pur di andare in quel paradiso? Che possibilità c'è che una guerra del genere veda noi come prevalenti? Noi per difendere cosa, scrive il Non capiamo, moriamo? Il diritto alla pericena? È possibile che facciamo sbandierare un bel vessillo per il diritto all'iPhone X? Sarà difficile vincere una battaglia così. Saremo travolti se questo è ciò che resta della nostra civiltà. E allora ho scritto un editoriale su un piccolo quotidiano che si chiama La Croce che dirigo, che si intitolava O capiamo o moriamo. Dobbiamo capire che quello che ci salva è solo il recupero della radice forte per cui la realtà in cui viviamo ha emesso sapienza e cultura e forza e vita al mondo per millenni. Il libro si apre con un riferimento a un discorso di un Papa, che è Papa Benedetto XVI. È un discorso che fu
deflagrante. È il famoso discorso di Ratisbona in cui Papa Benedetto torna all'Università di Regensburg, dove era stato insegnante per anni, e parla di Islam, parla della crisi dei valori del nostro tempo, parla di Europa, parla di che tipo di risposta l'Europa deve dare. Lo fa nel 2006 questo discorso, amici, prima di ogni Bataclan, ma vede lucidamente quello che sta accadendo. Io uso le ultime parole del discorso di Ratisbona per aprire o capiamo o moriamo. E le ultime parole del discorso di Ratisbona sono tranchant. Benedetto XVI cita un'opera pre-cristiana, cita il Fedone, che voi avete studiato sicuramente, è un'opera di Platone in cui Socrate discute col discepolo Fedone del tema dell'essere. E in questo discorso platonico citato da Benedetto XVI, c'è la summa del discorso di Ratisbona, che Papa Benedetto chiude con queste parole: non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario alla natura di Dio. Qui siamo dentro questo tema: ci si salva se si agisce secondo ragione. Per chi ha fede, agire secondo ragione significa agire secondo Dio. Agire su un piano irrazionale significa costruire il male. E allora, partendo da questa riflessione, noi dobbiamo andare a vedere il nostro tempo e sfarinare quello che sta accadendo nel nostro tempo, le tematiche che sembrano essere obbligatorie del nostro tempo. Avete visto che, per esempio, stiamo chiudendo la legislatura, no? In Parlamento, e avete notato che il tema prevalente del dibattito politico, e lo dice uno che ha fatto politica, è stato anche parlamentare, quindi conosco abbastanza bene quelle logiche e quei palazzi, è stato per un po' la legge elettorale, cioè come ci si ributta in Parlamento dopo esserci già stato. Questo è il tema più o meno significativo del dibattito sulla legge elettorale, come aggiustarsi un vestito sul proprio bisogno. E poi le ultime due emergenze sembrano essere il biotestamento e lo ius soli. Sono le due tematiche fondamentali, non il lavoro, abbiamo disoccupazione giovanile che a livello nazionale del 36% e qui in Abruzzo vi morde ancora di più. Non la disoccupazione generale, non il debito pubblico che ha segnato tre giorni fa un nuovo record assoluto a 2.284 miliardi, pregiudicando il futuro dei giovani di questo paese. Non 5 milioni di poveri, cioè 1.582.000 famiglie che sono in condizioni di povertà. Non il fatto che se una famiglia ha 3 o 4 figli viene statisticamente ormai considerata povera praticamente automaticamente. Non il fatto che mancano dal 78 a oggi 6 milioni di bambini nati, perché la legge sull'aborto ha fatto sì che 6 milioni di volte si sia soppresso il bambino dentro il ventre della donna. No, l'emergenza è il biotestamento di un sogno. Allora io vedo in questo i germi dell'irrazionalità. Tutto questo è irrazionale, non è ragionevole. E non è che non è ragionevole perché noi siamo bigotti e vogliamo rompere scatole sulla morte e sull'eutanasia. Non è ragionevole perché questo fa oggettivamente il male della società. Perché il primo enorme male che affligge il tempo contemporaneo, in particolare in Italia, si chiama denatalità. È la radice di ogni male prossimo venturo. E non è una teoria, è un dato di fatto. Questo libro, guardate, su Arinolfi troverete tutte le contestazioni del mondo, persino in ambito cattolico, un fuoco amico, troverete detto di tutto. Non troverete mai detto che cita dati sbagliati. Non troverete mai su Voglio la mamma, il libro precedente, o Scocca abbiamo moriamo, qualcuno che contesta una pagina perché il dato è sbagliato o falso. I dati sono questi che vi sto dicendo. Conviene appuntarsi.
anche perché alcuni li ho materialmente rubati e sono anteprime assolute rispetto a quello che leggete sui giornali da qualche settimana. Per esempio, i dati sulla natalità del 2017 sono dati che non sono dati usciti in Istat, sono dati che ho rubato in Istat e vedete verificati da qualche settimana. I nati nel 2017 sono 461.000, vuol dire terzo record negativo consecutivo di abbassamento di natalità storica, cioè mai così pochi. Mai così pochi erano nel 2015, 2016 siamo andati peggio, nel 2017 chiuderemo ancora peggio. Contemporaneamente avevo un inspiegabile per gli statistici picco di mortalità, vedete, racconteranno così tra qualche settimana. E voi l'avete sentito prima, avrete letto prima che abbiamo moriato. Perché conteranno 707.000 morti, è un picco statisticamente incomprensibile. C'era già stato un picco incomprensibile nel 2015 a 676.000, adesso addirittura 31.000 di più. In più, i nati italiani sono sempre meno, perché gli stranieri presenti sul nostro territorio, l'8%, fanno il 20% dei figli. Quindi i dati italiani sono oggi meno di 400.000. Il saldo con i morti, che sono invece tutti italiani, sostanzialmente la quasi totalità dei nostri anziani, porta oltre 300.000 persone in meno in questo paese. E non conto quelli che sono andati all'estero, i famosi cervelli in fuga, o anche solo i pensionati che per far massimizzare la loro pensione se ne vanno alle Canarie piuttosto che in altre località, in Bulgaria, in Romania, per vivere una vita più decente con le loro basse pensioni. Noi perdiamo secchi in 3 anni più di 1 milione di cittadini. L'Abruzzo, quanti abitanti fa? Poco più di 1 milione, no? Noi l'abbiamo perso in 3 anni, bam, sparito. E uno potrebbe lì a 16 anni, e chi se ne frega? A 46 cominci a preoccuparti, perché quello che paga il pronto soccorso dove andrò quando avrò il prossimo evento sanitario di cui ho bisogno, o la pensione tra 18 e 19 anni, è la presenza dei ragazzi. E senza la loro presenza, senza i bambini, quello che noi consideriamo abitualmente ovvio, cioè la struttura di welfare che permette di andare a scuola gratis, di avere il pronto soccorso gratuito, l'assistenza se siamo invalidi, la pensione o i percorsi che sono abituali dentro un percorso di welfare, tutto ciò sparisce. Perché noi l'abbiamo costruito, un sistema di welfare anche piuttosto solido, sapete perché? Perché oggi non facciamo più bambini, ma ne abbiamo fatti tanti. Pensate un po', se io vi chiedo qual è l'anno in cui si sono fatti più bambini in assoluto nella storia d'Italia, non mi verrà in mente, lo scoprirete dicendo o capiamo o moriamo, perché è il 1946. È impensabile, perché il 46 vuol dire che i rapporti sono stati fatti nel 45, cioè l'Italia era devastata da una guerra civile. Sotto le macerie, fisicamente sotto le macerie, totalmente bombardata, attraversata dalla guerra mondiale. La gente era povera e affamata. Io sono figlio di bambini della guerra. Papà era del 43 e di Salerno, dove sono sbarcati gli alleati, e mi raccontava i bombardamenti che sono l'eco del racconto di mia nonna, mio nonno. Mi raccontava di questa generazione che non aveva, vero Benito, non aveva da mangiare, ma veramente non aveva da mangiare. I miei nonni raccontavano, non mangiavamo i piselli, perché neanche i piselli avevano. Dovevamo andare a cercare le perle avanzate dei piselli delle mense dei signori. Questa era la verità, eh? E nel 46 nascono 1.660.000 bambini, più di 4 volte quelli che sono nati nel 2017, e 1.660.000
1.600.000 ne nascono nel 47, 1.580.000 nel 48, sempre più di 1.500.000 nel 49. Sapete chi sono questi? Sono 6 milioni di bambini che negli anni 80, nell'85 per la decisione, saranno la cifrale su cui un paese, che era un paese devastato, può affermare nel 1985 di essere diventato la quarta potenza economica mondiale, perché quei ragazzi si sono rimboccati le maniche e hanno costruito questo straordinario paese. Noi abbiamo fatto la scelta opposta. Dal 78 ad oggi ne abbiamo ammazzati 6 milioni. La legge 194 ha prodotto questo. Io credo che sia qualcosa di totalmente folle leggere provvedimenti del governo che vi ho inserito qui in questo libro, in cui nel 2015, cioè quando continuiamo a ammazzare comunque 100.000 bambini l'anno, perché questo, la fabbrica di aborto continua a provocare 100.000 uccisioni l'anno, noi facciamo una bella pensata con il governo, ci mettiamo d'accordo con l'AIFA, chi è del settore sa che è l'agenzia che controlla i farmaci, e sapete che ci inventiamo? Facciamo un piccolo codicillo, Simone, piccolo piccolo, in cui facciamo sì che la pillola dei 5 giorni dopo diventi un farmaco da banco che non richiede prescrizione medica. Fino al 2015 richiedeva prescrizione medica, come l'antibiotico. Se avete un'influenza e dovete prendere l'antibiotico, dovete passare dal medico, lo deve prescrivere. Se vuoi prendere la pillola e 5 giorni dopo vai dal bancone e la chiedi senza prescrizione. Risultato del solo 2015, passiamo da 13.000 scatole consumate a 600.000 scatole consumate di Ella One, che è il prodotto principale, insieme alla pillola del giorno dopo, la Norleo, e tutto questo tipo di medicamenti che hanno come finalità quello di balanzarlo addirittura l'aborto. Anzi, di dirvi in maniera proprio falsa e surrettizia che una pillola presa 5 giorni dopo il aborto non è abortiva, perché riesco a dirvi persino questo. Poi in quei 5 giorni si è successo niente, no? Vi dico, lo troverete su internet, che non è abortiva, è contraccezione d'emergenza, perché la fregatura è sulle parole, perché vi inventano un'altra lingua, perché vi dicono che non c'è il nudo in affitto, c'è la gestazione per altri. Voi non capite una mazza di cosa voglia dire gestazione per altri, vedete solo le foto di Nicky Vendola che si spupazza il bambino comprato in California, e dice vabbè, non è stato niente di pericoloso e strano. E invece un signore ricco e di sinistra, con cui ho condiviso i banchi della sinistra, per cui conosco bene quel tipo di contesto, che mi ha spiegato per secoli che non bisognava avere il ricco che opprimeva il povero, che è andato poi in America a cercare una donna in stato di bisogno, mi ha dato soldi, cioè i soldi che ha preso facendo il governatore della regione Puglia, le tasse di tutti noi, e con quei soldi si è comprato il corpo della donna e un bambino come fosse un oggetto. Se noi protestiamo e denunciamo un atto come quello, ci dicono che siamo omofobi. Ma allora, veramente siamo omofobi? Ma ce la dobbiamo rassegnare e prendere questa accusa? O possiamo dire che sono dei pazzi loro a voler trasformare le persone in cose? Perché questa è un'attività che trasforma, è figlia di una visione del mondo che vuole trasformare le persone in oggetti di transazione commerciale, e questo è terrificante. Questo non può che mettere paura, perché dentro questo orizzonte, inevitabilmente, se la persona è una cosa, la cosa può essere eliminata. Papa Francesco lo ripete sempre, si chiama cultura dello scarto. Se tu sei una cosa, la valutazione rispetto a ciò che sei nel mondo è rispetto alla tua funzionalità, e rispetto al fatto che sei produttivo, se sei un consumatore, se serve la dimensione del processo economico, altrimenti è meglio se ti levi dalle scaglie. E allora la domanda sul piano razionale che dobbiamo porci è: ci dicono che portare DJ Fabo in Svizzera
e sopprimerlo con 15.000 euro dati a un'associazione che si chiama Dignitas, pagando, perché in Svizzera se non paghi la Dignitas non esiste, devi arrivarci con 15.000 euro. Ci vuole spiegare Marco Cappato, con un libro opposto a questo, molto più pubblicizzato in televisione magari, ma opposto, ci vuole spiegare che quella è una prospettiva augurabile per il nostro paese, perché al momento in cui c'è tutto quel battage, senza voci contrarie praticamente, usando l'immagine sofferente di Jay Fatto, che ovviamente interroga ciascuno di noi, come può non esserci, la cura non è su DJ Fabio, la cura è sul dire servono normative analoghe. L'Italia diventa più civile se importa quell'ordinamento giuridico, perché la battaglia di queste settimane, di questi mesi e di questi anni non è più culturale o di convegni, è sulle leggi. Stanno varando leggi che modificheranno, come è stata la legge 194, il costume della società. E o li fermiamo ora o saremo travolti da qui a pochissimo. E allora dobbiamo semplicemente ragionare sul piano razionale. È meglio l'ordinamento giuridico italiano che punisce Marco Cappato con il reato di aiuto al suicidio, o è meglio un ordinamento dove tu paghi e ti danno il pentobarbitale, cioè uno medicamento che serve ad ammazzare i cavalli, e te lo danno dandogli prima un antiemetico, cioè un medicamento che serve a non farti vomitare, perché poiché è un medicamento fatto per ammazzare i cavalli, se te lo danno direttamente vomiti. Cos'è meglio sul piano razionale? Secondo quello che vi dicevo prima, secondo la lezione di Papa Benedetto XVI, vogliamo agire secondo il Logos e per chi crede secondo Dio, o vogliamo agire contro il Logos, cioè contro la ragione e dunque contro l'uomo? Ragionate su questo. Il libro vi dà i numeri per farlo, i dati, è un manuale. Perché in 15 anni di applicazione della legge sull'eutanasia in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo, i numeri crescono continuamente? Perché dal primo anno, ai dati che trovate nel 2017, c'è una moltiplicazione per 8 del numero di uccisi? Perché improvvisamente ci sono state epidemie, pandemie? Perché ormai in un anno si ammazzano 8.000 persone in Olanda, 3.000 in Belgio, circa 20.000 sommando anche Svizzera e Lussemburgo. 20.000. Sono secondo voi 20.000 casi di DJ Fabo? DJ Fabo serve a fare da cuneo per aprire lo spazio e fare le norme. Ma la verità dei 20.000 morti va letta, va studiata, vanno colti i casi. Io qualcuno l'ho raccontato qui dentro. Ormai siamo arrivati al punto, fatto il 2017, proprio recentissimo, in cui in Olanda, una storia che tutti possono sentire vicina, perché è il caso di una donna ottantenne affetta da demenza senile. Signori, chiunque vede in famiglia abbia casi almeno alla lontana di demenza senile, di Alzheimer, l'avrà sentito nominare. Sono più di 2 milioni di italiani affetti da queste malattie. Beh, stiamo parlando di demenza senile. Chi conosce la demenza senile sa che la persona in stato avanzato di demenza senile può diventare anche molesta la notte in particolare, non riesce a dormire, non ha riferimenti temporali. Bene, in Olanda succede questo pochi mesi fa. Una donna ha questo tipo di comportamenti, 80 anni, dà fastidio la notte. Il medico della struttura in cui è stata ricoverata, uno di questi ospizi per anziani,
ha in mano un testamento biologico firmato 30 anni prima, esattamente le disposizioni anticipate di trattamento, che vorrebbero far diventare legge in Italia con le DAT in Parlamento adesso, esattamente quello, eh? Un testamento biologico in cui quella persona cinquantenne scriveva: se dovesse accadere, io sono incapace di intendere il volere, sopprimetemi attraverso l'intervento eutanasico. Il medico impugna questo testamento biologico, chiama i figli perché non vuole essere responsabile e dice: cari figli, vi assumete legalmente la responsabilità della soppressione di vostra madre come descritto in questo testamento biologico? E li chiama fisicamente al capezzale della madre. Come vi ho detto, si somministra in queste procedure torasiche prima l'antiemetico. Viene fatta l'iniezione di antiemetico su questa donna ha un momento di lucidità e comincia a gridare: mi state uccidendo, mi state uccidendo. Il medico dice ai figli: metteteli uno per lato, teneteli le braccia. 7 minuti dopo loro madre muore. Questa storia viene raccontare con Capiamo e Moriamo semplicemente perché questi atti vengono trasferiti per una volta finalmente dalla commissione di verifica sull'eutanasia in Olanda a un tribunale. Non lo fanno mai, stavolta va a finire in un tribunale, così abbiamo potuto leggere gli atti. E negli atti quello che io speravo di trovare non l'ho trovato. Io speravo che la commissione dicesse: è un comportamento inaccettabile, non si può fare così. Invece negli atti c'è scritto: guardate questo precedente, il medico si è assunto una responsabilità, non punitelo, perché è così che deve funzionare, è il medico che sa qual è la condizione estrema del paziente, le altre persone non hanno le competenze scientifiche per poter giudicare, e volevano dunque costruire un precedente. Quest'estate, amici miei, quest'estate, non capiamo come lo racconto con chiarezza, qualcuno se lo ricorderà, siamo andati addirittura oltre, con la vicenda di Charlie Gard. Cos'è la vicenda di Charlie Gard? Ci dicono che l'eutanasia è un meccanismo in cui però tu liberamente scegli di essere soppresso. Nella vicenda di Charlie Gard abbiamo un bambino che non può esprimersi, e due genitori che dicono: lo vogliamo curare, vogliamo che sia curato, e propongono dei protocolli di cura, fanno vedere come, dove, dal bambino Gesù agli Stati Uniti. Lo Stato, in questo caso la giustizia del Regno Unito, decide che Charlie Gard deve essere soppresso. Sicuramente non lo ha chiesto lui, certamente gli aveva potestà legale per decidere per lui, aveva parere opposto, ma siamo arrivati al punto: la politica di molti stati è ormai diventata quella di controllo dei costi, e la verità non è quella che vi racconta Marco Cappato o la musica continua che sentite sui giornali. Si devono approvare queste normative perché tra curare un malato inguaribile e sopprimerlo c'è di mezzo una valanga di denaro. Una dose di pentobarbital costa 13 euro. Poi ci dà mio papà. L'ultimo anno di cure per mio papà, che aveva una diagnosi infausta, doveva morire, non poteva guarire. L'ultimo anno di cure è costato quasi 500.000 di euro. Voi date a un sistema la possibilità di scegliere tra spendere 13 euro o spendere 500.000 e vedrete che tipo di grafico avrà l'andamento dell'eutanasia di un paese appena approverete quel tipo di legge. Sarà inevitabile perché conviene a troppi, conviene a tutti. È solo contro l'idea di persona che noi vogliamo difendere, e che cioè la dignità della persona non sia nella sua dimensione
produttiva, consumistica, di capacità relazionale. La dignità della persona è dal suo concepimento alla morte naturale, ovviamente escludendo accadimenti terapeutici, come ha correttamente detto Papa Francesco, in continuità con il Magistero della Chiesa proprio pochi giorni fa. Se noi accettiamo però la cultura della morte, che è quella dell'aborto, che è quella dell'eutanasia, ma anche quello del bambino trasformato in cosa, cioè acquistato come fosse cosa inanimata con transazione commerciale, del corpo della donna sfruttato per fare l'affitto dell'utero, peggio ancora della ragazza che dona l'ovulo per fare l'affitto dell'utero. Io non capiamo o moriamo, vi metto un piccolo link a un documentario, ovviamente mai circolato in Italia, ovviamente mai tradotto, mai sottotitolato, che si chiama Exploitation. E voi mi dovete chiedere, ma come fanno questi ovuli a uscire da una donna? Con un click? Vanno su internet? No, bisogna prendere una donna vera, con meno di 25 anni d'età. Ci sono degli annunci sui giornali americani che la chiamano anche di bella presenza, a cui danno 10.000 dollari, cioè una cifra esplicita messa sull'annuncio di un giornale, per affrontare un calvario che non avete idea: il bombardamento ormonale, l'aumento a livello follicolare di una cosa che non vedresti neanche a occhio nudo e diventa grande come un chicco d'uva, e poi una vera e propria operazione, la aprono per prendere l'uovo, si fa in aspirazione. E vedete le fasce in exploitation delle ragazze che attraversano questo tipo di calvario nel silenzio assoluto, non lo vedrete mai raccontato da nessun telegiornale. Le Iene vi faranno il servizio su quanto è bello il figlio dell'utero in affitto, e Cristiano Ronaldo vi dirà: ne voglio 7 come i 7 palloni d'oro, ne voglio comprare 7, Elton John 2 e Tiziano Ferro di corsa 1, e non vi preoccupate, vi troverete tutti ospiti al Festival di Sanremo. Tranquilli, il documentario Exploitation non lo vedrete, lo trovate citato Non capiamo un moriamo, e se volete andate a vedere cosa significa. Donne americane, stiamo parlando delle 10.000 dollari data a una ragazza che si vuole pagare gli studi, perché poi possiamo andare a vedere anche con la telecamera come funziona in India, in Cambogia, in Nepal, in Birmania, dove li siamo proprio alla schiavitù, dove migliaia di donne sono trasformate in schiave per fare i figli con i loro uteri affittati per gli occidentali che se li vanno a comprare. E tutto questo è legalizzato dai meccanismi che vogliono legalizzare il matrimonio omosessuale. Attenti, è prevalentemente utilizzato dagli eterosessuali, perché sono di più, ma la legittimazione del processo del utero in affitto passa attraverso il cosiddetto matrimonio omosessuale. E noi, quando ci opponiamo, io rivendico, non sono mai stato un omofobo. Forse qualcuno ha visto che qualche giorno fa, in un evento analogo a Novara, mi sono saliti sul palco e mi hanno messo le mani addosso con uno nudo. Io non ho avuto un sussulto di schifo, pochino, ho pensato, ma ho tentato di controllare i muscoli. Ma quella che era un atto violento, oggettivamente violento, tra l'altro, signori, quando vi sale una persona su un palco e vi mette le mani addosso, i primi 5 secondi non lo sapete quello che sta succedendo, quindi è panico puro. Poi no, si è visto che era una pagliacciata. Ma io non sono un omofobo, non ho mai scritto una parola sull'omosessualità, non ho questo interesse. Sono un cittadino contrario al matrimonio omosessuale, perché la ragionevolezza dice che in questo paese devi stare attento alle esigenze della famiglia naturale, e non lo dice Maria Di Norfi, lo dice la Costituzione della Repubblica Italiana, quando la politica sapeva ancora ragionare su che cos'era il bene comune. Sapete chi l'ha scritto l'articolo 29 della Costituzione? L'ha scritto un signore che si chiamava Palmiro Togliatti. Ora, la Costituente, negli anni duri, immediatamente successivi al fascismo, non era una situazione in cui cattolici e comunisti andavano d'accordo, è una situazione in cui il Papa aveva scomunicato i comunisti, e i comunisti molto spesso avevano sparato sui sacerdoti. Ma
un uomo che aveva a cuore il bene comune, quando si è trattato di scrivere che cos'è la famiglia, ha scritto un articolo di 10 parole. L'articolo 29 della Costituzione è scritto così: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Semplice. Un'altra cosa, Palmiro Togliatti non era nella condizione descritta dall'articolo 29, perché aveva appena lasciato la moglie, la donna con cui ha fatto la battaglia partigiana, non c'era il divorzio allora in Italia, e viveva amore uxorio con una giovane parlamentare che sarebbe poi diventata famosissima perché sarebbe stata presidente della Camera, e si chiamava Nilde Iotti, allora non era conosciuta. Lui non era nella condizione descritta dall'articolo 29, ma quando c'è stato da descrivere che cos'è la famiglia, lui, un comunista, ha scritto: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ha usato l'espressione riconosce, non tutela, non istituisce, non protegge, riconosce, ammette che è pregiuridica quella società naturale, è un dato di fatto costitutivo della nostra società. E ancora oggi puoi fare tutte le leggi Cirinnà che vuoi, ma le leggi Cirinnà saranno utilizzate da 2000 persone. L'Italia, lo dice l'Istat e lo racconta Occhiaviamo Moriamo, è ancora una società in cui 29 milioni di persone, nonostante tutti gli attacchi alla famiglia, sono unite in regolari matrimoni e allevano 15 milioni di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, e si fanno carico dell'anzianità di quelli non autosufficienti, si fanno carico della disabilità. E la politica ha passato un'intera legislatura a fregarsene totalmente delle esigenze del popolo per guardare l'esigenza di una lobby, e questo io lo trovo sconcertante, e non posso che battermi sul piano razionale. Quando 6 settimane fa mi convoco con una conferenza nazionale sulla famiglia e l'unica cosa che stanno a dirmi è portarmi Laura Boldrini a dire che non esiste più la famiglia, esistono le famiglie, per poi successivamente far salire Padoan, il ministro dell'economia, a dire: amici, non c'è una lira per voi, per la famiglia non c'è niente, niente. La legge Cirinnà è stata fatta fondamentalmente per dare la pensione irreversibilità, questa è la grande novità. Non è cambiato nulla di sostanziale, tranne questo. È una legge talmente folle che è divisa in due parti. La prima parte riguarda i matrimoni, le unioni civili gay, la seconda parte le unioni civili etero. Già la divisione è agghiacciante. Nella prima parte, se tu vai all'unione civile gay, accedi all'istituto della pensione di reversibilità. La settimana prossima sarò a Schio a fare le presentazioni con Capiamo Moriamo, perché a Schio, proprio sui giornali, sono andati con un architetto ultra settantenne che ha usato l'unione civile per mettersi con un batterista jazz cinquantenne. Non sono omosessuali. L'architetto ha detto: voglio passare da reversibile, è un mio amico. Hanno chiesto l'opinione alla popa Monica Cirinnà, ha detto: va bene, pur di gonfiarsi i numeri che sono esigui, va bene tutto. Se in una coppia di fatto, quello della seconda parte della legge, in cui c'è magari un uomo e una donna che hanno avuto 3 figli, viene a mancare l'uomo produttore di reddito, la donna non ha diritto a nulla, non c'era reversibile per lei. Ma può essere immaginata una legge più folle di così? E signori, io ieri ero quando c'era inferiore, e poiché papà, che è citato nel libro, è salernitano, cioè di quella provincia, io conosco i tassi di incidenza, per esempio, della pensione di invalidità su quella provincia, dove ci sono soffi, sciacchiati e ciechi che guidano a moto, per capirci. Quando si scoprirà il meccanismo di Schio a Nocera Inferiore, immaginate, vieni, preparati, perché io ti chiedo sposo tra poco, d'accordo? No, ma l'ho scritto in un editoriale sulla croce, signora, lei permetterà. Io ho scritto in editoriale che ormai con queste normative conviene mollare la moglie
dei suoceri. Guardate, ma è così, la razionalità ci impone questo comportamento. Tra l'altro ci hanno fatto pure una quarta bella legge fondamentale in questa legislatura, che si chiama divorzio breve. In 6 mesi risolvi tutto, non devi passare neanche più dall'avvocato, neanche devi più pagare gli alimenti. Tutto quello che si può fare per dissolvere la famiglia l'hanno fatto. E non l'hanno fatto con le chiacchiere, l'hanno fatto normativamente. Se noi perdiamo l'elemento fondamentale che è il collante delle famiglie in questo paese, perdiamo i riferimenti culturali forti sulla vita, su ciò che siamo in termini culturali della nostra storia, siamo sempre stati. Se noi diciamo che bello l'ordinamento, a mio avviso barbaro, della Svizzera che è uscita a pagamento, se noi diciamo che lì c'è il progresso e da noi c'è il regresso, signori, moriamo, perché non abbiamo capito. Tutto questo crea un vuoto valoriale immenso, e in fisica i vuoti vengono riempiti. E l'invasione non ve la devo raccontare, perché già nelle vacanze di Natale vedete in quante classi di Tor Bella Monaca, per citare la città dove vivo, dove i bambini cristiani sono minoranza, non si farà la recita di Natale. Ve lo dico già, perché l'anno scorso a Pasqua noi con i genitori a Bologna siamo dovuti andare fino al Consiglio di Stato per avere la benedizione pasquale fuori dall'orario scolastico nelle aule delle scuole bolognesi. È già cominciata. L'altro giorno in televisione una presi ha dovuto dire: io non lo tolgo il crocifisso dalle aule, io non lo tolgo perché rappresenta la mia storia, rappresenta la mia radice. E veniva insultata per questo. Noi stiamo ammainando le nostre bandiere, noi stiamo decidendo che ciò che è fuori è bello e progresso, e ciò che abbiamo noi è invece brutto e da gettare via. Creiamo così le condizioni affinché l'invasione diventi davvero devastante, e non capiamo che dobbiamo invece fare proprio il processo opposto. Il processo opposto, e questo interroga pienamente i cattolici. Ieri, proprio andando a Nocera, mi ha affermato un ingegnere 35enne. Ha detto: guarda, io ti seguo, ho letto Capiamo Moriamo, ti ho visto salire sul treno, prendevo un treno regionale per andare a Nocera, volevo dirti grazie per tutto quello che fai. Non sono d'accordo su tante cose, però alla fine voglio un popolo della famiglia. E sai perché? E mi ha fatto seguire un libro che stava leggendo, in cui c'è il dialogo tra uno dei più importanti filosofi del pensiero contemporaneo italiano, il cosiddetto pensiero debole, si chiama Gianni Vattimo, l'avete sentito nominare, il teorico del pensiero debole, che si confronta con un cattolico integrale che si chiama Vittorio Messori. E c'è questo dialogo straordinario in cui sentite cosa dice Vattimo, il filosofo che diceva: nulla vale di niente, tutto è relativo, totale relativismo. Vattimo dice: voi cattolici avete resistito impavidi per quasi 2 secoli all'assedio della modernità, avete ceduto proprio poco prima che il mondo vi desse ragione. Se tenevate duro ancora per un po', si sarebbe scoperto che gli aggiornati, i profeti del futuro postmoderno, eravate proprio voi. Peccato. Un consiglio da laico, dicevate: se proprio volete cambiare ancora, non riformate, tornate alla vostra tradizione che tutti vi invidiamo e che avete gettato via. Sarete più in sintonia con il mondo di oggi e uscirete dall'insignificanza in cui siete finiti. Vi siete aggiornati in ritardo, con quali risultati? Chi avete convertito da quando avete cercato di rincorrerci sulla strada sbagliata? Gianni Vattimo. Signori, io non capiamo Moriamo, scrivo che il problema siamo noi. Io non ho paura dell'Islam,
non ho paura dello straniero, sono straniero anch'io con un passaporto extracomunitario in tasca per via di madre. Non ho paura dell'altro, ho paura della resa che abbiamo compiuto senza combattere sulle questioni determinanti della verità di cui dovremmo essere testimoni. Questioni determinanti e banali persino. Non si uccide. Un bambino nasce da un uomo e da una donna. Ogni bambino ha diritto a una madre e al padre. Colui che soffre deve essere curato. Ci deve essere a fianco amicizia e amore, non l'idea che deve togliersi di mezzo prima possibile. Il giuramento di Ippocrate, anche altro elemento pre-cristiano, recitava: non fornirò medicamenti abortivi o che provochino la morte. I medici giuravano sul giuramento di Ippocrate: no aborto, no eutanasia, perché se tu mini quel punto, mini ciò che di più profondo siamo. Ragazzi, immaginatevi, io questi ragazzi ci apre adesso sto portellone e si vuole buttare lì sotto. Qual è il nostro istinto naturale? Fermarlo in qualsiasi modo. Ci è strano, eh? Non lo conosciamo, non è il nostro parente, non è il mio parente. Ma l'istinto immediato sarebbe questo. È insito nella nostra cultura. Adesso abbiamo altrove un orizzonte normativo che ha fatto sì che diventi naturale tenere le braccia di tua madre per farla uccidere. Dov'è il progresso e dov'è la barbarie, amici miei? Ragioniamo su questo. Quando mi danno, quando ci danno dei medievali, dei retrogradi, dei bigotti, di quelli che seguono qualcosa che era vero nell'anno 1000, io ripeto sempre, è l'anno 1000 in cui si ergeva l'Alma Mater Studiorum, in cui questa nazione faceva grande la sapienza e irradiava di sapienza tutto il mondo con le sue università. O ancora più dietro, la mia città, 117, 1900 anni fa, moriva l'imperatore Traiano. 80 generazioni fa, non 80 milioni di anni fa, 80 generazioni fa, ma eravamo la storia che aveva portato al mondo il diritto. Perché Roma porta al mondo il diritto e diventa così grande nell'impero? Perché conia l'idea che non debba vincere il più forte. Senza il diritto vince il più forte, viene coniato il diritto per dare regole e tutelare il più debole. Siamo i figli di queste storie. I figli dei figli dei figli, quando vi dico la Chiesa è immonda e simoniaca, ricordatevi, citate sempre un Papa veramente simoniaco, buttato da Dante nelle viscere dell'inferno, Bonifacio VIII. Bonifacio VIII nel 1300 convoca il primo giubileo della storia della Chiesa, fa arrivare milioni di pellegrini a tutto il mondo e fonda il primo ospedale della storia contemporanea. 1300, ospedale modernissimo, accanto al luogo dove si arrivava alla fine del pellegrinaggio, che era Santo Spirito in Sassia, perché doveva accogliere i pellegrini sofferenti. Oggi, 717 anni dopo, se voi camminate e andate verso San Pietro, poche centinaia prima, di metri prima di arrivare a San Pietro, guardate sul lungotevere a sinistra, c'è l'ospedale Santo Spirito in Sassia. Noi siamo questo, siamo quei figli dei monaci benedettini, dell'Ora e Labora, della cultura europea costruita attorno a tutto questo, di quella meravigliosa idea che era la ruota che stava accanto a ogni chiesa, perché se un bambino nasceva da una famiglia povera e quella famiglia non poteva sostenerlo, allora il bambino veniva messo nella ruota finché comunque una chance per l'esistenza ce l'avesse e non ci fosse la soppressione della morte che se veniva vista come maledizione. Noi siamo le famiglie che ancora accolgono
le persone che soffrono, i disabili, i figli minori e maggiorenni non autosufficienti, siamo coloro che danno conforto, e quando i nostri genitori stanno per morire, noi non daremo mai un'iniezione di pentobarbitale, noi li portiamo a casa finché muoiono accanto ai loro cari, perché questa è la nostra cultura, la nostra storia, la nostra radice di italiani che dobbiamo saper difendere da cristiani ancora di più. Se non faremo questo ci saremo persi. Ci saremo persi perché non avremo più capito quanto è grande la dignità di ogni piccolo essere umano, anche se affaticato e sofferente. Grazie. Perché il libro, anche se parte come parla solo per gli italiani, alla fine parla per tutto il mondo. Io sono nigeriano, c'è un capitolo che parla proprio di città nigeriane come qui dentro, però sono i tanti che non puoi dire che sta dicendo bugie, perché è vero, poi sono stato nigeriano, certe cose che hai detto sulla Nigeria l'ho vissuto, anzi, anche di più, ciò che lui ha detto. Allora ha detto questo libro veramente. Non è le bugie politiche per attirare la gente, ma è la verità. Mi dispiace che esce come una cosa politica, quindi c'è il pro e il contro, perché io appartengo a questa politica, non appartengo a quella lì. Però la verità di questo libro è la verità umana che non possiamo non ascoltare. Io volevo solo fare due o tre cose che forse cominciano dalla famiglia, ma lei ha qualche, come dire, suggerimenti concreti sul caso degli aborti e questi aborti diciamo forzati, tipo se una ragazza, perché questo è il caso, lo parlo da prete anche, sono i casi reali, una ragazza che 16 anni innamorata, sappiamo qualcosa cosa succede, si trova incinta, il papà e la mamma e anche lei stessa non vuole e devono per forza poi. Mi ricordo che mi succedeva quando ero testimone del sacerdozio. E cosa può essere il suggerimento allo Stato? Perché vuol dire che se il suo ragazzo tiene questa gravidanza, vuol dire che non può andare più a scuola
perderà tanti anni quando torna, perché i suoi coetanei sono già usciti, e cosa farà? Questa è una domanda importantissima, perché parla di concretezza, e nel libro, te l'hai detto, ci sono proposte molto concrete. Poi voglio risponderti, oggi non c'è una serata completamente diversa, ma parlo di me, perché io ho avuto una figlia giovanissima, è successo a me, avevo l'età più o meno di questi ragazzi, e è capitato, mi sono chiesto cosa dovessi fare, non avevo una lira, c'era ancora la lira allora in questo paese, non avevo una lira alla mia compagna, le nostre famiglie non hanno evidentemente gioito, io non ero neanche un cattolico, chiamiamolo integrale, come posso essere definito oggi, anche se lo sono sempre pochissimo, però signori, cosa c'è di più bello? Io ancora non ricordo, la mia compagna, poi la vita è stata strana con me, io non è più mia moglie, divorziamo, risposiamo e divorziamo, quindi tutte le ferite, le cicatrici, quelle vere del mondo della famiglia, io ce l'ho addosso, che l'ho vissute, so di che si parla, so cos'è il divorzio, so quanto pesa, conosco la vicenda umana, vorrei dirlo veramente nel profondo, perché l'ho vissuta. Ma io ricordo quando Elena, così si chiama, mi ha detto, facendo vedere il test, che era incinta, non mi ha detto aspetto un grumo di cellule, mi ha detto aspettiamo un bambino. Ma esame, io sono stato felice. Rispetto al mondo, per tornare a San Paolo, avrei dovuto essere l'uomo più infelice del mondo. Mi sono dovuto andare a lasciare i miei studi in storia, perché ero un intellettuale, ero già giornalista, sono andato a pulire i tavoli al McDonald's, lo dico con grande sincerità, dove mantenevo la bambina, avevo l'ostilità intorno a me, sono andato a pulire i tavoli al McDonald's, mi hanno ancora, non ricordo, insegnato, e fu durissima per me non rispondere, la filosofia dello spruzzo, io studiavo filosofia in quel periodo, perché la filosofia dello spruzzo sul tavolo che doveva consumare tre quarti di meno della boccetta di Vetril per... E ricordo quel momento in cui ho avuto un sussulto dicendo, ma che sto facendo? Sto buttando la mia vita, perché c'è un'altra soluzione, è facile. E applaudono tutti, padre, attenzione, se io avessi scelto l'altra strada, avrei avuto il coro di applausi, ma non avrei avuto Livia. E allora andatevi a guardare la foto di Livia e capite perché è meglio scegliere la vita. La mia domanda è sul campo politico, cioè cosa può proporre al governo per fare, per esempio, io penso qualcosa, se io dico, va bene, se una ragazza si trova incinta, genitore non vuole, va bene, ci sarà una struttura per lei in cui quei figli vengono, se lei non vuole, invece non vuole, presi, e poi invece di andare a fare questo utero. Questo già c'è, no? Abbiamo in Italia l'ordinamento giuridico prevede che tu possa partorire e il bambino non averlo, cioè lasciarlo in assoluto. Già la norma esiste. Cos'è che dobbiamo fare veramente, padre? Che nel libro c'è scritto. Dobbiamo rendere straordinariamente bella, e poiché io sono un uomo concreto, anche conveniente la maternità. La rivoluzione la devi fare investendo sulla maternità. Invece di ucciderla la famiglia, invece di disgregarla, invece di fare norme sempre contro, fai norme al contrario, che la agevolano la famiglia. Allora in questo libro c'è scritto una proposta concreta, si chiama reddito di maternità. Reddito di maternità, €1.000 al mese alla ragazza, alla donna che decide di fare la mamma. €1.000 al mese, sai quanto costerebbe col tasso bassissimo di natalità che abbiamo oggi? Un decimo dei soldi che hanno dato alle banche amiche per salvarle l'ultimo anno, un decimo. Allora io dico, vale di più investire sulla paternità o dare i soldi alle banche amiche? Secondo me, e questa è un'opzione politica, io la capisco la riflessione che hai fatto introducendo, il libro vale meno perché è dentro un contesto politico, ma attenzione, è la politica che sta decidendo, eh? È la politica che ha varato la norma sul divorzio breve, la politica.
sposate che chiedono a migliaia in Italia di poter adottare in Italia a livello internazionale, e lo sai bene, credo. E invece di agevolare quel percorso dobbiamo fare altre normative inutili. È la politica che sceglie di dire che la priorità è il mio testamento, cioè come ammazzo la gente e non come farla nascere. E allora l'esigenza che ora c'è è quella di batterci in quel campo lì. Se non ci battiamo in quel campo lì con le nostre proposte concrete, operative, rivoluzionarie, avete mai sentito parlare di reddito di maternità a 1000 euro al mese? E sapete cosa produce questo? Una rivoluzione copernicana. Copernicana, cambierebbe tutto. Perché diventerebbe conveniente fare figli. E costerebbe pochissimo per le casse dello Stato. Pochissimo, quasi niente rispetto a quello che verrebbe per esempio speso per un progetto come quello del reddito di cittadinanza e un'altra follia. Allora noi dobbiamo, secondo me, da cattolici, da persone cristianamente ispirate, da uomini e donne di buona volontà, fate voi, la definizione decidete da voi, però cominciare a smettere di fare provvedimenti irrazionali, assumerci la responsabilità di laici cristiani impegnati. Ottima la citazione da Paolo Vespes, ma essere conseguenti. E non è tempo per la convegnistica. La convegnistica è scaduta come tempo. È tempo di battaglia. Perché altrimenti il prossimo giro, sai qual è? Che comincia la prossima legislatura. E la prima cosa che fanno, perché è già successa nella regione dove vivo io, nel Lazio, cancellano il diritto all'obiezione di coscienza per i medici e non abortisti. Tanto per dare una cosa. Così un anno fa hanno liberalizzato la pillola dei 5 giorni dopo. Queste cose provocano un disastro dal punto di vista culturale complessivo rispetto al tema della vita. E non fanno altro che agevolare la porta dei bambini e cancellare la possibilità di nascere. Allora dobbiamo necessariamente ora invertire la rotta. E lo possiamo fare solamente se ci assumiamo pienamente la responsabilità. Non chiederò mai alla Chiesa di mettersi il marchietto politico. Non lo può fare, non lo deve fare. È inevitabile che non lo faccia. Ma i laici cristiani impegnati chiedono di fare una riflessione approfondita. Cos'è successo nell'ultimo quarto di secolo? Va bene quello che è accaduto? Ha funzionato? Avete sperimentato di tutto. Ci sono stati i provvedimenti per la famiglia, c'è stato il consenso familiare, c'è stato qualcosa che ha limitato l'aborto, c'è stato qualcosa che andava in direzione contraria rispetto alla cultura nichilistica? Non mi è sembrato. Allora c'è bisogno di qualcosa che ricomincia a riflettere su questi temi. Il primo piano è quello culturale, e il coraggio di oggi è straordinario, perché quello di oggi è un appuntamento di natura culturale, parliamo di un libro. Ma poi sta ai laici cristiani impegnati, Simona, diventare strumento, diventare organizzazione, diventare capacità di raccolta di consenso, perché senza questo a quei tavoli là non ti considerano proprio. L'hai sentito Vattimo, cosa dice il filosofo laico e laicista? Non contate più niente, siete diventati irrilevanti, la vostra voce non si sente, e questo è successo perché vi siete messi a rincorrere noi sulla strada sbagliata. Lo dice lui che la strada è sbagliata. Noi almeno siamo in grado di riconoscerlo questo, che abbiamo fatto questo lavoro di rincorsa sbagliata a cose che non sono nostre, e che è tempo forse di riprendere ciò che siamo, ricostruire militanza, ricostruire capacità di essere sul territorio, di essere nel dibattito pubblico, con l'integrità di ciò che ci caratterizza anche a partire dalla nostra fede, non col marchio ecclesiale, non brandendo gli stendardi e andando alle crociate, ma dicendo sono un cristiano consapevole mi interrogo con ciò che è bene e ciò che è male e mi impegno conseguentemente. Allora di Chiesa chiedo solo una cosa, benedite i cristiani che fanno questo, non ostacolateli, dite loro Dio ti benedica e adesso sta la tua coscienza. Secondo punto, adesso un po' usciamo dalla famiglia, perché tra i vuoti c'era il discorso molto sull'immigrazione, sull'Islam e poi tutt'altro. Io da nigeriano le dico solo almeno qualcosa che mi hanno risposto una volta.
del discorso della schiavitù, che scendevano gli occidenti a prendere in Africa, a forzare in Africa, a portare qua i ragazzi senza documenti. Allora, adesso, perché volete documenti? Cioè, domanda, io sono da te, sono per te. Un po' dire una cosa. Il dato qual è? Il dato che mi preoccupa non è evidentemente di natura etnica. Io non capiamo come vogliamo, scrivo dei numeri e parlo di quattro bombe che sono oggettive. Se tu hai fatto sparire quel milione di italiani, d'accordo? Abbiamo accertato che nell'ultimo anno è sparito, d'accordo? Abbiamo accertato con dati statistici non pugnati. E negli ultimi quattro anni hai dato 805.000 passaporti a cittadini stranieri che sono diventati italiani. Non mi dire che adesso l'emergenza nazionale lo ius soli, perché lo ius soli lo hai già applicato. Dimmi che l'emergenza nazionale è un'altra. Tu, caro presidente Vito Boeri, che mi dici, ah vabbè, non ci do più i ragazzi, allora risolviamo portando 2 milioni di immigrati in Italia che saranno loro a pagarci le pensioni. Io dico semplicemente a Tito Boeri, è totalmente sbagliata come ricetta, servono 2 milioni di figli, serve il 1946, un anno, basta un anno, e io non voglio coltivare l'ossessione di persone come George Soros che investono 18 miliardi di euro nella loro fondazione perché devono procedere a tassi di sostituzione di cittadini italiani con cittadini che italiani non sono e molto spesso portano anche un'opzione religiosa opposta. Questo però risulta come un problema e non può non essere da cristiani, lo possiamo vivere in maniera tangibile nelle nostre scuole, è lì che vediamo misurarsi questo problema. Il nostro lavoro, e lo dice il Magistero della Chiesa, che è ampiamente citato, non capiamo come vogliamo. Il nostro lavoro, e lo ha ribadito San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, ricopiandosi l'un l'altro, è salvaguardare il primo diritto di un cittadino, che è il diritto a non migrare. È quella la prima cura, il diritto a non migrare, a non lasciare la propria terra, a non lasciare la propria terra scoperta in condizioni di povertà, in condizioni di aggressività. Lo considero un elemento fondamentale nel Magistero della Chiesa. Aiutare gli ultimi del mondo, e intitolo così un capitolo di Non capiamo come moriamo, perché mi rendo evidentemente conto da cristiano che il primo problema è una colossale disuguaglianza che riguarda questo mondo. La risposta è miliardi di euro che vengono versati in finte cooperazioni internazionali, e credo che potessi tenere una conferenza su come vengono utilizzati in Nigeria, in Zimbabwe, in Niger, e lo sai benissimo che sono valanghe di quartieri. Io chiedo in questo momento semplicemente all'Italia di farsi carico della propria radice nazionale, perché nel momento in cui riscopri la radice l'incontro diventa facilissimo. Se io sono chiaramente, identitariamente certo di chi sono, l'incontro è naturale a quel punto, e per un cristiano a quel punto l'accoglienza è immediata, è insita, è quasi un tic. Se però io sbrago sul dato identitario, se io non so più chi sono, se io sono canna al vento, allora quell'incontro non è più a pari, quell'incontro rischia di essere pericoloso, e lo è, le quattro bombe sono queste. Io credo che noi dobbiamo incontrarci su un piano di identità, e il piano dell'identità religiosa ha un elemento fondamentale: importare l'immigrazione islamica, purché sia, in questo paese esprime un elemento di pericolosità, non per l'Islam in sé, ma per frange che non sono solo quelle terroristiche, ma anche quelle di criminalità comune che gestiscono sistematicamente alcune attività. E ho fatto citazioni anche della situazione nigeriana, come sai, nel libro. Ma non perché voglio fare l'anti-nigeriano, perché i numeri che ho rubato al ministro Orlando, anche quelli che rubati freschissimi nel 2017, ce la raccontano così la situazione. E noi la situazione la dobbiamo migliorare. Se noi sappiamo che il 95% del marocchino, cioè della droga, è venduto ai nostri ragazzi da marocchini nei territori, al pacchetto sotto casa mia, io devo porre il problema, se no non mi sto ponendo un problema di ordine pubblico.
Se io vado a Piazza Verdi a Bologna e scopro che ogni portico è un luogo, è una piazza di spaccio, non ti sto dicendo Scampia a Napoli, qualcuno ha visto Gomorra magari ieri sera e capisce così come funziona? Allora non si può immaginare un paese che davanti a tutto questo dice non mi interessa, è secondario, o addirittura la priorità adesso addirittura è quella di allargare ulteriormente la condizione dei confini. Identità, consapevolezza di chi siamo, radice, anche perché il paradosso che ho scoperto andando in giro sempre è che quando noi sbraghiamo sull'identità, i primi a contestarci sono persino i musulmani, mi sono accorto di questo. Quando noi non facciamo il Natale cristiano nelle scuole, il paradosso è che il musulmano mi chiede perché non fai il Natale cristiano? E noi siamo diventati ormai con il tic di dover essere talmente politicamente corretti e conformisti che non mettiamo più Gesù nella culla, perché oddio mio potrebbe dare fastidio a qualcuno. E mettiamo questo Gesù nella culla e poi discutiamo, no padre, si può fare, è un pezzo di fizzo. Ok, e dopo da una, siccome vedo qua i ragazzi, e sarà sulla la frase sua laica non atea, perché io e non abbiamo ragazzi, ce lo dica meglio, quando si dice che la società deve essere laica, io e non deve credere che non deve lasciare la chiesa cristiana, quando lei cita e dice laica non atea, ma questo è proprio un errore della lingua italiana. Da noi dico la scuola è laica, lo Stato è laico, quando lo dicono così intendono sempre ateo in realtà, cioè te lo dicono in questa proposta. Io ho provato a dire, non capiamo, non moriamo, devo ripetere, è un manuale di risposte. Questo libro fondamentalmente dà gli strumenti per rispondere su alcuni argomenti precisi. Quando mi dicono, ma la scuola è laica e dunque il crocifisso non ci deve stare, la risposta è molto semplice, è laica, non è atea. Questo vale per la scuola, per lo Stato, per l'aula di tribunale, vale in ogni contesto. Ciò che siamo non si cancella. Ciò che siamo stati in quei millenni non si cancella. La nostra cultura, la radice forte della nostra cultura non può essere cancellata. È compito nostro, anche di questi ragazzi, riscoprirla, solidificarla, renderla capace di sfidare i tempi nuovi e coltivarla in maniera che sia viva, come dobbiamo essere vivi noi. Questo è o capiamo o moriamo. La grande possibilità è quella di capire. E vi ringrazio da tutti stasera, grazie a tutti. Se sia questo libro come qualcuno ce l'ha in mano, sto qui ve lo firmo se volete, insomma. Grazie davvero a tutti.